La situazione della formazione in Italia sicuramente langue. Riscontriamo le secche dei fondi destinati alla formazione che minano i nostri obiettivi. Però in queste difficoltà bisogna aguzzare l'ingegno e utilizzare gli strumenti innovativi che ci offre la tecnologia. Accanto a questo c'è una riflessione che va sempre compiuta. Perché fare uno sforzo formativo? Noi siamo convinti che il profitto spirituale, come diceva Einaudi, che si raggiunge con la formazione dei propri dipendenti, è un valore aggiunto fondamentale per il futuro e per le attività che si compiono. Ad esempio, al nostro interno, dentro Formez, abbiamo promosso un'attività di autoformazione, utilizzando come docenti i nostri dipendenti interni, anche perché abbiamo la fortuna di avere grandi competenze all'interno. La nostra formazione deve essere mirata a vincere il tradizionalismo, come avrebbe detto Max Weber. Noi dobbiamo far tornare la voglia di abbandonare alle spalle l'arretratezza per guardare con fiducia al futuro, per rendere un servizio per i nostri clienti, che sono i cittadini, sempre più al passo con le esigenze del momento.